porto i saluti del sindaco Alessio Rascucci che ci raggiunge tra un'oretta, perché in queste ore stiamo, soprattutto sta organizzando una marcia della pace per anche pomeriggio di città in favore in comunione dell'umanità con il popolo ucraino che sta subendo una terribile aggressione. Quindi facciamo anche questa giornata, purtroppo anche un pochino con il cuore quello pesante. E lo facciamo con il cuore del Sigonesco della Necropoli Tosca della Banditaccia, quindi un patrimonio dell'umanità che è un contenitore di valori universali e di accoglienza, ed è così assurdo pensare che non troppo distante da noi, nel 2022, che ancora ci sta mettendo a ferro e fuoco un popolo con un'aggressione terribile. Quindi però non è questa la giornata, né io sono così importante per poter parlare di questi argomenti. Ci troviamo dunque, come dicevo, nel cuore del Sigonesco di Cervere, della Banditaccia, che è Sigonesco dal 2004 insieme alle Necropoli di Monterozzi di Tartini, di San Ciro Gemelli, insieme a due musei territoriali, che sono due scrigni che contengono dei tesori archeologici, culturali e storici di valore indiscutibile. Da pochi mesi, finalmente, Cervere di Tartini, grazie all'interessamento del direttore generale, il professor Massimo Sanna, e del ministro Franceschini, è diventato un istituto autonomo, quindi è stato formato il parco archeologico. Abbiamo dal 1° di marzo, quindi da martedì, l'insediamento del primo direttore del parco archeologico, il dottor Vincenzo Bellelli, è forse uno degli archeologi dello scuola più importanti a livello nazionale e internazionale. Vincenzo è una persona, oltre che essere un professionista di fama indiscussa, è una persona dalle qualità umane indiscutibili. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo ormai da quasi 20 anni, perché scava a Cervere con il CNR e forse da 20 anni, da parte della città di Rimini. Quindi oggi dedicheremo questa giornata alla scoperta di un contesto archeologico e naturalistico di pregio altissimo. È un luogo in cui il genio dell'uomo, il suo mettersi a disposizione per la comunità, ha creato un connubio incredibile, forse unico al mondo con la natura. Oggi asseggeremo in un posto in cui la razionalità lascia il posto all'emozione. Vedremo una clinica di oltre 3.000 anni di architettura. Oggi vedrete un'istantanea di come l'evoluzione occidentale dell'architettura si è evoluta fino ai giorni nostri. Qui oggi vi immergerete come una sorta di macchina del tempo in un'area di una bellezza incredibile a pochi passi da Roma. E si apre una pagina nuova con l'istituzione del parco archeologico di Cervere di Tarquinia, finalmente, perché anche a livello ministeriale è stata riconosciuta un'importanza assoluta. Io sarò brevissimo perché poi durante la giornata avremo modo di chiacchierare, di parlare, in base anche alle tappe che faremo, vi parleremo anche dei progetti che sono stati sviluppati in questi anni, dei progetti che vorremmo sviluppare da qui nei prossimi 8 anni, perché il calendario è 4, ma sono sicuro che sarà 4. Ovviamente vedremo dei luoghi che sono stati valorizzati e recuperati con una grande sinergia tra l'amministrazione comunale, la sovrintendenza, saluto Monica a presentarsi, l'ex sovrintendenza, che ha cambiato nome, ha cambiato di siamo legati alle due, e soprattutto con le associazioni di volontariato archeologico. Poi dovete sapere che Cervere per molti anni ha avuto il marchio infame di aver contribuito in maniera decisiva a livello nazionale per favorire il fenomeno degli scavi clandestini. Probabilmente si dice che tra i tanti primati che abbiamo a Cervere la parola tomba rosa è andata proprio a Cervere. Negli anni sono state trafugate probabilmente oltre 3.000 tombe e il patrimonio archeologico di Cervere è sparso in tutto il mondo, anche per questo motivo purtroppo. Ma grazie all'aiuto, all'impegno, alla voglia e all'amore di tanti volontari di questa città, finalmente abbiamo cambiato il passo. E l'importanza del loro lavoro,
è vero, non è soltanto nel poter oggi noi tutti poter rifluire di alcuni posti, di alcuni luoghi che fino a qualche anno fa erano inesplorabili, ma il valore aggiunto, il valore veramente più importante è che con il loro impegno hanno cambiato una visione. Oggi Cerveteri, la sua città, i suoi abitanti si prendono cura del patrimonio, si emendano da un passato terribile e lo facciamo quindi con una protezione nei confronti di quelle che sono state le nostre radici culturali. Da qui dobbiamo ripartire, lo stiamo facendo in sinergia con tutti e vi chiediamo nelle vostre linee, nelle vostre possibilità di aiutarci anche in questo, a far conoscere questo luogo. Siamo ben lontani dalla perfezione, però lavoriamo tutti i giorni per cercare di migliorare lo stato sport. Io ringrazio tutti i partecipanti, molti di voi non li conosco, quindi chiederò poi a Valentina di fare una breve presentazione. E lascio la parola al nostro ospite, a Vincenzo Bellelli, e chiedo Vincenzo per la, che credo sia la tua prima visita ufficiale, se non riesci a dire due parole. Poi Daniele Medalino Motoreto ci accompagnerà, faremo una visita di circa un'ora all'interno del recinto della Pallitaccia. Vincenzo Bellelli ci ha aperto il cancello nord, quindi dalla necropoli andremo direttamente verso la via del Vittorio e partiremo con l'escursione verso le cinque cascate, che ovviamente in base al tempo, in base alle condizioni, i nostri accompagnatori moduleranno in maniera tale di poter tornare con la luce del giorno in questo. Prima di dare la parola a Vincenzo, saluto brevemente alcune persone, ma come già l'ho fatto, i rappresentanti delle associazioni per il tutti, grazie ancora. Saluto Paolo Piacentini. Ciao Paolo, è il mio consigliere del ministro Franceschini per i cambiamenti, dei demorari, credo già essere presidente. Ex presidente del Tecker, sono lasciato appena. Ci onora. Tra poco che dico una cosa su Sanna, molto una vincenza di equilibrio. Ma dai, prendi un attimo. Saluto Valentina, Vulcano, che la conosco da un anno e mezzo, e abbiamo fatto già un sacco di cose insieme, mi sta consentendo di conoscere tante altre cose bellissime. Valentina è una persona fantastica, tranne quando la visita a pranzo a cena, perché fa delle diete particolari, ci metto a studiare. Però sappiate che se la volete prendere per lavoro, il panettone più buono del mondo, lei non ci credeva, e io quindi con quel panettone gli ho annullato la vita di lui. Paolo Renzi, dov'è? È fuori. Alberto è il cugino di Paolo Renzi, che è il nostro concittadino. Se mi sta dimenticando qualcuno, ovviamente tutti i ragazzi per un po' che hanno fatto i grandi lavori. E poi un ringraziamento a Silvio Marino, rappresentante della Regione Lazio, che è stato anche il nostro gancio per questa bella iniziativa, che spero possa piacervi, far passare una buona 3 o 4 o 5 ore in sincronia con la natura e l'archeologia. Vi ringrazio perché sono un buon rollo e poi durante la giornata avremo altri interventi. Grazie. Bye. Allora, io due parole brevissime per non deludere Lorenzo. Sono freschissimo di nomina, quindi i miei giorni sono stati molto faticosi, però mi sembrava importante accettare il libro per dare un segnale. Quindi nel mio piccolo volevo dire che credo molto in questa impostazione che dovrebbe aiutarci a creare il sistema parco, perché nel bene o nel male quello che farò io, che farò con tutti gli amici del personaggio di storia, funzionari e così via, e che faremo insieme, che farete voi, traccerà una strada, che il parco nasce oggi. Anche se il paragone non è opportuno in tempo di guerra, però siamo in una situazione di grande sigla, cioè che qualcosa c'è qualcosa che non esiste più, qualcosa che esiste da adesso che avrà un'implicazione. Ora, l'impostazione ha bisogno di, appunto, io dico sistema parco di una complicità, non è neanche sinergia, deve essere complicità con gli enti territoriali,
col terzo settore, col mondo produttivo e col mondo accademico. Quindi il mio desiderio è quello, e partiamo molto bene, credo, dal punto di vista del rapporto con i due comuni, perché ci sono persone come Lorenzo e Alessio, che devo dire sta qui, ha trovato un'ottima accoglienza. Quindi tra l'istituzionale e il personale, questo discorso è bellissimo, sta per concludersi, vuole arrivare adesso al punto, il punto che i giornalisti che sono qui in sala dovrebbero aiutarci a diffondere, appunto, il cosiddetto secondo livello nelle analisi che facciamo sempre, no? Questo posto è unico, ma perché è unico? Questo posto è unico, ma davvero al mondo, come riconosce l'UNESCO, non tanto perché è lo specchio, non solo perché è lo specchio, la città dei morti è lo specchio della città dei vivi, quello è banale, la casa tomba, tutte quelle cose che sappiamo tutti, ma per un altro motivo, perché soltanto qui, comunque nelle cure del tubo, diciamo, c'è questa movimentazione a cui accennava Lorenzo. Cioè che abbiamo le infrastrutture, non è architettura costruita. Il fatto, l'idea di passare, mi fa molto piacere, dentro la metropoli per poi uscire, ci permetterà di vedere di come si passa dal paesaggio costruito al paesaggio naturale. Perché